Grazie, grazie Carmine per la linea. Dici bene, Ivan De Paulis che fa parte di questo comitato tappa aquilano, anzi lui si è incaricato, se vogliamo, di disegnare proprio gli ultimi 9 chilometri che tra poco analizzeremo seppur brevemente. La situazione dopo oltre metà corsa, Ivan vede una nuova fuga, c'era stata una fuga intorno al 60° chilometro, però subito ricucita dagli uomini di Nibali, dalla Bahrain. Adesso c'è un'altra fuga di 13 corridori, una cinquantina di secondi sul gruppone che insegue. In questa fuga, come ricordava da studio Carmine Perantuono, c'è anche il nostro Dario Cataldo, ricordiamoci anche Giulio Ciccone, l'altro abruzzese. Sì, è un finale emozionante, un finale che abbraccia tutta la nostra città di L'Aquila. E seppur la linea d'arrivo sarà sempre la stessa, quella del 2010, che poi tra l'altro vide Dario Cataldo al secondo posto. Quindi speriamo che oggi magari riesca a sfatare questo con un risultato migliore del secondo posto. È un abruzzese, quindi siamo tutti contenti se lui, Ciccone, ben figurano in questa tappa. Abbiamo visto la Bahrain che teneva cucita la gara, quindi c'è stato un avvio di corsa molto convulso, significa che sarà un arrivo sicuramente interessante. E vogliono forse evitare le fughe, chissà, adesso ce n'è una, però potrebbe essere ricucita anche questa? Beh, questa intanto ha preso già uno spazio considerevole, già siamo sull'ordine di un minuto, vediamo, dai, è una bella giornata, sole, non piove, quindi vediamo cosa ci riserva questo finale di tappa. Senti Ivan, ho detto prima in sede di presentazione, hai disegnato personalmente questi 9 chilometri dalla salita della Polveriera, poi c'è un'altra importante salita proprio a un chilometro circa dalla linea d'arrivo. Ecco, spiegaci un po' le difficoltà di queste salite e anche le pendenze. Sì, rispetto diciamo al 2010, così al 2005, la linea d'arrivo sarà sempre la stessa che questa qui. Villa Comunale. Villa Comunale, sì, Viale Crispi. Però abbiamo disegnato questo percorso di 9 km per renderlo un po' più emozionante e emotivamente anche coinvolgente per la città. Quindi dai meno 9 si svolterà a destra, c'è questa salita non lunghissima con delle pendenze intorno alle 8%, che però sicuramente darà al gruppo modo di, almeno chi vuole tentare magari il finale avrà sicuramente un terreno fertile. Poi ci sarà all'interno verso la città, quindi si entrerà alla Fontana Luminosa, il Parco del Castello, è abbastanza movimentata, ecco. Grazie, grazie a Ivan De Paulis. Noi aspettiamo naturalmente Cataldo che corre con la maglia Astana numero 34 del suo pettorale, e aspettiamo anche Giulio Ciccone numero 203 che corre portacolori della Trek Segafredo. Io saluto e ringrazio anche Alberto Capo per la collaborazione tecnica, però prima di ridare la linea allo studio c'è un altro contributo che vogliamo mandarvi. Sono alcune interviste realizzate da Federico Cosenza proprio al traguardo, o meglio alla partenza di Vasto questa mattina, ad alcuni dei protagonisti. Studio. Giro d'Italia a Vasto, la settima tappa del 102° giro, la Vasto L'Aquila, una tappa impegnativa. Qui da Vasto tantissima gente, ma sentiamo la voce dei protagonisti. Sì, qui siamo nelle mie zone, siamo vicino alla mia casa, quindi conosco bene tutte le strade. E oggi può essere una bella opportunità, sicuramente ci sarà una grande battaglia per andare in fuga, quindi vedremo, dai. Ci vuole tanta fortuna e anche tante gambe, però noi ci proviamo. Beh, oggi penso sia una bellissima giornata e una grandissima fortuna per noi, perché in questo giro per adesso stiamo prendendo davvero delle brutte giornate, e quindi oggi è ancora più bello. È una grande emozione essere qui con questa maglia, quindi sicuramente avrò una marcia in più e sicuramente voglio provare a fare bene. Arrivo all'Aquila, appunto, è una motivazione in più. È un'emozione unica. Poi l'Abruzzo è una regione che amo, è anche una regione anche di ciclisti, quindi c'è anche passione. Aver realizzato la maglia rosa, aver ottenuto la maglia rosa è il sogno più grande per me e penso per tutti gli italiani che iniziano a correre in bici, quindi sono davvero felice. Proverò a tenerla fino a che la testa e le gambe ce la faranno, darò il massimo. L'obiettivo finale è tenere la maglia il più possibile e ancora essere semplicemente protagonista. Oggi è una tappa di casa.
Per Valentino è una tappa importante, quindi oggi cercheremo di dare battaglia e di essere all'attacco come lo siamo stati in questo inizio di giro. Cerchiamo sempre ogni giorno di essere protagonisti, soprattutto oggi sarà importante esserlo e comunque adesso dobbiamo cercare anche di arrivare a un risultato importante che ce lo meritiamo come squadra e anche Valentino se lo merita. Il Giro d'Italia, soprattutto per un italiano, è la corsa più bella e più importante al mondo e essere al via di un palcoscenico così importante è sempre una grande emozione. Francesco Menna, il Giro d'Italia a Vasto, una bellissima giornata sta facendo da cornice qui a questa manifestazione. La città si colora di rosa, la città si colora del Giro d'Italia, tantissime le presenze da tutte le regioni d'Italia, dall'Europa, giornalisti accreditati da ogni parte, da ogni dove, insomma un giorno importante per la città, un giorno importante per lo sport, un giorno importante per l'Italia e per Vasto.